Bentrovati alle premiazioni al Palazzetto di Rimini, siamo nel vivo della consegna dei premi di squadra. Ci sono tutte le squadre che hanno partecipato a questa prima edizione di Rimini 2018. Okay. Con noi abbiamo come ospiti i genitori di Valentina Coll, la ragazza di cui vi avevo parlato nella diretta precedente, e ora ci racconteranno perché sono qui, che cosa trasmette la pallavolo per loro, le emozioni che provano tutte le volte che entrano in questo palazzetto. Questo è il quinto anno che veniamo qui per il premio Valentina, è sempre una grande emozione, noi l'abbiamo vissuto come genitori e adesso lo viviamo come genitori di Valentina per portare questo premio all'Under 18. È sempre veramente una grande emozione perché la WISP ci è stata vicina e ci starà vicina. La WISP Roma ci ha regalato una targa con la stella Vale, perché per noi Valentina, che è questa, perché per noi Valentina ora è una stella che ci guida, che ci guiderà sempre e che guiderà, spero, anche tutte le ragazze della pallavolo che vogliono continuare questo percorso, perché per la pallavolo per noi è vita. Vale era una pallavolista, noi ci siamo, io e mio marito ci siamo conosciute sui campi da pallavolo, quindi per noi è veramente la vita. Grazie a tutti. Grazie mille. Grazie. E qui invece con noi abbiamo l'allenatore che avevamo intervistato venerdì pomeriggio e avevamo chiesto quali erano le aspettative di questo torneo. Adesso che è terminato, il risultato direi è più che buono, anzi è veramente eccellente, anche la partita è stata veramente giocata ad alti livelli. E vogliamo sentire il suo commento a caldo, visto che la vittoria è molto fresca. Va bene, no, sono sensazioni positive, non tanto per la vittoria, ma anche per l'organizzazione, per lo spirito con cui si è svolta la manifestazione, per la competenza degli arbitri e anche per tutto quello che è stato, insomma, il contorno oltre alla vittoria. Poi tecnicamente è stata una partita bella, forse il Carmagnola era perfino più forte di noi, però poi alla fine abbiamo vinto noi. Grazie, grazie mille. Ora possiamo continuare ad assistere alle premiazioni. Con noi c'è Pietro Cinquino che sta chiamando le varie squadre. Perché se poi il numero 2 vince anche per secondo tiro. Fatti, vorrei primo di Torino. Ora stiamo premiando le squadre dei centri di salute mentale. A ogni squadra viene consegnato come ricordo di questo evento un pallone e a ogni giocatore o giocatrice viene consegnato un pacchettino con dei prodotti di benessere e di salute. E anche una tazza marchiata WISP con il logo dei 70 anni. In questa particolare occasione
tutte le squadre, dalla prima premiata all'ultima, sono presenti, perché giustamente la prima squadra che viene premiata, se no, disporrebbe di un pubblico maggiore rispetto all'ultima squadra, e questo rende comunque un ricordo anche meraviglioso, data la presenza di un pubblico molto caloroso e soprattutto gli applausi. Quindi, come avete notato, mi piace sottolineare quando è presente lo spirito WISP, in cui il primo viene premiato, l'ultimo pure, e si premia tutti insieme, senza escludere appunto l'ultimo. Continua la premiazione dei centri di salute mentale. Ha promesso il prossimo anno porta il battello. Allora, una bella campionata a tutta la nazione. Il girasole Novara. Vogliamo ancora ringraziare, visto che era già presente nella diretta di ieri, anche un commento, adesso finita la premiazione, un commento veloce. È sempre emozionante partecipare a questo avvenimento, ogni anno un'emozione diversa, sempre più forte, e vedremo di continuare a esserci insieme a tutti voi, siete stupendi, grazie. Grazie e complimenti ai ragazzi. E con questo, mentre facciamo una panoramica sulle squadre ancora presenti al palazzetto, vi ringrazio per averci seguito e per aver condiviso e visualizzato le nostre dirette. Ci fa veramente tanto piacere sapere di contare sul vostro appoggio social. Grazie mille da Elisa Ceti.